Eccomi qua a Gokokuji e sono all'interno del Gokokuji Temple. Sempre a Tokyo, quella è l'entrata. Quella è l'entrata. Si accede poi da questa parte. Si sale su di là, qui c'è la mappa se vi interessa. Qua questa è l'entrata. Qua è dove siamo noi, poi si sale le due strutture che sono quelle che vedete lì. Si sale e si arriva al tempio che è quello là sopra. Adesso ci facciamo un bel giretto e andiamo a vedere questo nuovo tempio. Prima che piove, perché purtroppo il tempo è quello che sia, non è molto bello. Volevo poi tornare a Nakano, che tanto sono vicino. Guardate, ovviamente sono tutti simili, però sono sempre belli da vedere. Fotova Fuji, strutture molto vecchie, si vede anche questo, abbastanza vecchio. Qua ci sono delle istruzioni in giapponese. Saliamo le scale e andiamo a vedere questo tempio. Ho ancora 6 minuti e 50 di scheda prima che si riempie. La devo cambiare, ma in 6 minuti ve lo faccio vedere. No smoking, questo è un altro ingresso. Si vede che la struttura è vecchiotta, però secondo me l'hanno verniciata, perché è un rosso granata un po' vivo, cioè l'hanno verniciato di recente. Non si può fumare, vedete? Entriamo nel tempio. Facciamo un giro qua attorno. Secondo me lì ci vivono. Magari lo divido, faccio il video in due parti perché è grande l'area. Guardate. Così cambio anche la scheda. Poi ci sono delle istruzioni di qualcosa in giapponese. Poi anche da questa parte ci sono i tempietti. Molto bello. Ora provo a salire e vediamo tutta l'area qui attorno. Piccola statua del Buddha, molto carino. Molto molto bello, piccolina, non è come quella di Kamakura. Qui ci sono delle aree con tanti tempietti un po' in giro e ve li faccio vedere uno per uno. Quella, come vedete, quella. Il tempio vede proprio questo qui davanti. L'antichità del Giappone, l'antichità del Giappone. Proviamo a vedere cosa c'è qui. Lì ha l'aria di esserci un cimitero. Sono tre che sto lavorando. Infatti non vorrei che mi dicono niente, speriamo. Anzi, sì, quello è un cimitero, quindi non vado là perché c'è anche gente qua attorno, quindi. Prima di andare lì, ve lo faccio vedere nel dettaglio. Guardiamo un po' l'area qua attorno. Molto bello. Genkokoji, tempio Genkokoji. Sta uscendo qualcuno, quindi mi sposto. Guardate. Molto carino. Poi si va anche sul retro, però sul retro c'è il cimitero, quindi non vado. Vedo che ci sono delle lapidi. Comunque, anche perché c'è gente, non vorrei
dare fastidio, visto che ho la fotocamera. Molto carino. Qui però l'hanno, quel bianco che vedete lì è proprio nuovo, si vede, quindi l'hanno un po' ristrutturato ultimamente. Va bene, adesso mi avvicino al tempio vero e proprio, poi mi sposto e me ne vado a Nakano. Perché qui sono venuto apposta per vedere quest'area, non è che c'era tanto altro. Guardate che bello. C'è gente che entra e esce, quindi mi sa che stanno pregando. Mi metto un po' più vicino, non voglio andare proprio davanti. A parte che non c'è nessun tipo di cartello che lo vieta, quindi potrei anche andare. Cultura vecchia, si vede che è vecchio. Anche il tetto è verde, ma verde consumato. Proviamo a salire, sperando che non mi dicano niente, perché c'è gente. Non credo che mi dicano qualcosa. Dai, non posso fare foto, vabbè, allora mi avvicino, c'è il cartello, poi qui ci sono operai che lavorano, e lì, credo dentro, però nel dubbio, vedete? Sapete che vi dico, io me ne frego, dentro lo stesso, salgo lo stesso. Ancora un minuto, prima che mi scade la batteria. Va bene, intanto vi saluto per quei 50 secondi. Non si può. Qui, al tempio Genkokuji, se non l'ho pronunciato male, è tutto. Molto bella l'aria, fatemi un giro anche qui se volete girare i templi per Tokyo. Vi saluto, ora me ne vado a Nakano. Di sfondo dietro ci sono i palazzoni. C'è un po' di tutto anche di là. Vi saluto e ci vediamo prossimamente, tra poco, con nuovi video qui da Tokyo. Ciao ciao!